Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone e oggi aprirò un nuovo pacchetto contenente un bel cubo, spero. Eccolo qua, direttamente da Cubits, che ringrazio per avermelo inviato. E voilà, guardate che bella confezione bianca. Questo cubo ovviamente, come si intuisce, è prodotto dalla Lim. Ho già diversi cubi prodotti da questa marca qua, che vi ho fatto vedere nei precedenti unboxing. Quindi andiamo a vedere cosa contiene. Wow! Eccolo qua ragazzi! Guardate che cubo strano. Questo ha proprio la forma cubica, è stickerless. Vi sto dicendo le prime cose che riesco a vedere. Innanzitutto vi dico il nome, questo si chiama Venom Cube e mi ricorda molto la Framework Pyraminx, che è fatto sempre con questo concetto di avere i pezzi bucati. Noto anche che all'interno, come vedete, il core ha dei pezzi colorati, come se avesse appunto delle facce. Infatti qui possiamo intravedere, vedete, questi quattro pezzettini verdi, qui abbiamo quattro pezzettini rossi, quelli blu e così via. I colori sono gli stessi di un cubo di Rubik, quindi adesso non rimane che vedere come si muove. Andiamo a fare delle rotazioni, ok? Giro molto tranquillo, senza particolari intoppi, e probabilmente si può fare anche una cosa del genere. Ecco qua, come immaginavo. Vedete? Immagino anche così. Posso girare. A questo punto non mi rimane che mischiarlo del tutto, così appunto vediamo com'è tutto mischiato. A few moments later. E voilà, ecco fatto. L'ho mischiato, come vedete è un gran casino di colori, non c'è più un pezzo risolto in pratica. Anche all'interno, come vedete, sono tutti colori messi a caso. Ah, vedete, questo spigolo è rimasto intatto. La cosa che ho notato mentre lo mischiavo è che appunto girando questi pezzettini arriva sul posto e fa un piccolo scattino. Quindi vi assicura, diciamo, la posizione corretta. Ecco, non è che vi rimane mezzo girato e non potete più ruotare il cubo. No, c'è un piccolo scattino che vi assicura che siete in posizione. Si tiene in mano abbastanza bene, non è che vi scivola via dalle mani. No, è abbastanza intatto e mantiene abbastanza bene la forma. Quindi adesso vediamo come risolverlo. Allora, io partirei con la parte più interna, questa qua che vedete. Quindi lo risolverei come un 2x2, infatti non è altro che un 2x2, almeno a quanto pare. Adesso vediamo se risolvendolo possono sorgere dei problemi, ma non credo. Partirò con la faccia bianca, quindi risolverò con la faccia bianca. Ecco fatto. Come vedete ho qui la faccia bianca e anche la parte laterale, sempre della faccia bianca, dovrebbe essere fatta bene, ok? Adesso facciamo la parte in alto, quindi l'ULL. Ok, ovviamente un 2x2 si maneggia meglio perché per forza di cose, ok, per come è costruito, però ecco, sinceramente gira anche troppo bene, direi. E bene, quindi l'ULL giallo l'ho fatto, quindi adesso rimane da permutare l'ultimo strato. Ed ecco fatto, ho finito la tip perm e di conseguenza ho risolto il 2x2 interno, vedete? Benissimo. Adesso non rimane che completare la parte fuori, quindi tutto questo scheletro. Anche qui cercherò di partire dal basso, quindi dalla faccia bianca. Vediamo se riesco a fare qualcosa di buono. Quindi iniziamo a unire ad esempio questo verde con quest'altro. Porto qua giù, scambio con questo e torno su. Ed ecco fatto, ho accoppiato questo spigolo. Cercherò di fare anche per gli altri spigoli nella stessa maniera. Ed ecco fatto, la faccia bianca è completata, come vedete anche questi spigoletti, benissimo. E adesso facciamo, diciamo, la restante parte.
Ed ecco fatto, anche il secondo strato, o meglio anche gli spigoli del secondo strato sono completati. Quindi non mi rimane altro che fare l'ultimo strato e poi dovrebbe essere completato. Vediamo adesso se possono nascere dei problemi, perché magari è più difficile il terzo strato, vediamo un pochino. Allora, qui ci vuole il verde. Benissimo, semplice. Qui ci ho messo l'arancio. Ok, ecco fatto. Adesso non rimane che fare questi due spigoli che sono un po' mischiati. Ed ecco fatto, completato. Ma guarda ragazzi, che è veramente divertente. Non me lo aspettavo, ecco, veramente divertente. Pensavo fosse un pochino più difficile da risolvere, ma in realtà ci ho messo abbastanza poco, ecco. E niente, sono felice perché è veramente un puzzle simpatico e potete risolverlo pochi minuti, ecco. Cioè, vi divertite, è un ottimo passatempo. Sicuramente se sapete risolvere un 2x2 non dovreste avere problemi. Anche l'accoppiamento degli spigoli è molto intuitivo. E niente, io ringrazio ancora Cubez per avermelo inviato, sono felice anche perché mi mancava, non ce l'avevo nella collezione. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti tanti mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Che noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!